Mister, complimenti anche a Terracina, insomma, che se la sta giocando un campionato. Io, da quando è uscito questo accoppiamento, ho cominciato anche a seguirvi un po' più da vicino, a cercare un po' i risultati, anche giornalisticamente. Ho visto che avete pareggiato 2-2 in rimonta, rischiando anche di vincere in uno scontro diretto contro la terza in classifica, no? Quindi tutte là Sì, state. potevamo anche perdere perché al 90esimo loro hanno sbagliato il rigore, hanno preso la Ah, traversa ecco. e è arrivata fuori dall'area di rigore. Comunque è stata una partita giocata bene, entrambe le due squadre. Primo tempo un po' così, secondo tempo si è uscita, c'è stato di tutto, cinque espulsioni, due rigori, due Un vero scontro traverse. al vertice, insomma. Sì, c'è stato di tutto. La gente che è venuta non, assolutamente non è rimasta scontenta. Comunque, come si dice tra i due litiganti, il terzo gol perché il Pomezia ha allungato, ha guadagnato qualche Assolutamente, punto. sì. Pomezia ha preso 2 punti di più e adesso niente, mancano 7 partite, 7 finali, come erano fino a ieri 8 finali. E adesso chi sbaglia di meno va avanti. Eh sì. A proposito di chi sbaglia di meno, ma soprattutto chi va avanti, voi ci puntate alla Coppa Italia? Oppure andate più sul campionato? Cioè, le priorità Allora, quali sono in questo momento? al momento non c'ho priorità perché noi stiamo lottando sia in campionato che per la Coppa, quindi punto su tutti e due, sperando che una delle due esca. Un conto Certo. che stavo in una posizione di classifica, allora mi sarei giocato altre carte. Così sto lottando su tutti e due i fronti e è difficile dire lascio una per un'altra. Certo. È impossibile, quindi proviamo ad andare avanti. Anche perché paradossalmente la Coppa Italia sembrerebbe la manifestazione più semplice tra le due, perché sono solo 5 partite, dipende tutto da voi, nel senso che siete voi contro l'avversario. Lì invece è un discorso a tre, e ve la giocate a tre in campionato, state tutte lì, quindi no. Sì, ma c'è anche la quarta che si è avvicinata, che sta a 4 punti. E domenica gioca la quarta contro la seconda. E poi la quarta viene da noi, quindi volendo può rientrare nel Certo, pieno giro totale, certo. quindi ancora tutto da giocare e noi ce la vogliamo giocare su tutti e due i fronti. So che Mister Pomante un parziale turnover lo farà come ha sempre fatto in Sì. Coppa Italia. Mister Pernarella farà un po' di turnover oppure punta su un 11 fisso? Assolutamente no, noi cerchiamo di cambiare molto. Anche perché poi alla fine abbiamo una rosa abbastanza vasta per cercare di fare giocare quelli che stanno giocando un po' di meno, ma non perché sono meno bravi, perché al Certo. momento però sono titolari su qualsiasi altra squadra di eccellenza, quindi sono cambi abbastanza validi, assolutamente. Comunque, la rosa del Terracina, io mi sono andato un po' a scorrere cercando un po' di individuare l'avversario e ho visto certi giocatori, Curriale, Carlini, Fioretti, insomma, non è una rosa di secondo piano, insomma, una signora squadra, no? Assolutamente no, però sono giocatori di eccellenza perché se fanno l'eccellenza in questo momento sono giocatori di eccellenza. La Questo è anche difficoltà più vero. grande, la difficoltà più grande è che cercarli di far rientrare nella giusta mentalità dell'eccellenza, perché facendo fino a ieri hanno fatto i professionisti, non è facile, però piano piano ci siamo riusciti e sono entrati con una certa mentalità. Quali erano i programmi iniziali della società? Quindi se la promozione era nei programmi, e poi, visto che lui è un uomo di sport, comunque conosce, perché molte volte si scontrano due squadre che sono di alta classifica, il Teramo e Terracina di eccellenza, però sappiamo che il livello tecnico dei vari gironi in tutta Italia non è lo stesso. Se il mister ci può dire, a suo parere, se c'è differenza e che differenza c'è fra i due gironi, tra il girone laziale e il girone Abruzzese, girone B, perché la Lazio ha due gironi di eccellenza e il girone teramano, quindi i programmi della società iniziali. Abruzzese. Scusami, è la differenza se c'è fra le due regioni. Allora, il fatto noi inizialmente puntavamo a salire di categoria, puntiamo a salire di categoria. Non per questo avevamo fatto una rosa abbastanza importante per cercare di lasciare l'eccellenza.
Il fatto dei gironi, e noi sono due gironi importanti con piazze importanti che hanno fatto quasi sempre la Serie D, perché anche all'altro girone tra Rieti, Civitavecchia, Pomezia, l'altro Pomezia, V3 Maccarese, giocatori importanti che hanno fatto, molti hanno fatto la Serie D. Dall'altra parte, dove siamo noi, la stessa cosa, è un girone abbastanza duro. Puoi vincere con tutte, ma le puoi perdere anche con la terz'ultima, tranne le ultime due che stanno un po', hanno mollato e hanno messo un po' troppi giovani. Il resto, se devono salvare, sono campi difficili, non sono campi facili. La differenza col Teramano, dico la verità, ho visto qualche spezzone di partita. Il livello del Teramo è importante. Il Teramo, la stessa del Giulianova, aver visto la partita di Coppa, quindi squadre importanti per fare anche loro il salto di categoria. Però poi alla fine ci sono tanti fattori che ti aiutano o ti rovinano. Al momento noi stiamo lottando su tutti e due i fronti, ma nello stesso tempo il Teramo sta facendo il vuoto. Mancando 7 partite, 8 punti, non è facile, però poi alla fine hanno preso la strada giusta per cercare di fare il salto. Anche perché poi questa categoria, il Teramo, parliamoci chiaro, ha sempre fatto professionismo, quindi fare nei dilettanti, sì, qualche anno di Serie D per vincere, ma l'eccellenza non c'entra nulla. Uno stadio del genere, un tifo che hanno, quindi... Eh sì. Tra l'altro, mister, lei rientrerà in uno stadio intitolato al suo ex medico sociale, perché quando era lei giocatore del Teramo c'era Gaetano Bonolis come medico sociale del Sì, Teramo in quegli anni, quindi è dedicato a lui questo stadio. Quindi. noi stavamo lì al comunale, al Sì, centro di al vecchio Teramo, comunale, sì. Eh al sì. vecchio comunale, bellissimo, stupendo. Sentivamo proprio anche durante la settimana, sentivamo proprio i tifosi che stavano lì, che ci davano quella corda, quella di andare avanti a mille all'ora. Qual è la caratteristica principale che lei cerca di dare alle sue squadre e se ha visto il Teramo, come pensa ad affrontarla? Allora, le caratteristiche della mia squadra che devono avere tanto carattere, perché in certe partite sì, essere belli, giocatori importanti e tutti quanti, ma se non c'è carattere, non c'è determinazione per cercare di volere andare a prendere un risultato, nessuno te lo dà. Quindi di non mollare mai, questa è una caratteristica della mia squadra. Allora, da noi è un campo difficile, è un campo nel senso che non è sintetico. È erba, ma in molte parti è brutto, ci sono delle buche, quindi giocare la palla è molto difficile, quindi bisogna adattarsi subito al terreno di gioco. Questa è una cosa importante. Poi Quindi loro. immagino, mi scusi, immagino che quindi ripartenze dal basso non ne farà sicuramente. Sì, si possono fare, ma bisogna stare non attenti, attentissimi. Il suo sistema di gioco, mister, lo varia, è sempre quello oppure si adatta un po' alle varie situazioni? Allora, noi iniziamo all'inizio dell'anno con un sistema di gioco che per i giocatori che uno ha lo mette in pratica. E poi cerchiamo sempre di lavorare su quello e migliorarlo. Di adattarsi in non possesso di palla, ma il tuo modo di gioco deve essere quello. Mister, lei sicuramente si ricorderà il pubblico Teramano, un pubblico molto caloroso, veniva anche agli allenamenti quando si giocava al vecchio comunale, così come avrà visto anche delle immagini di quest'annata, visto che insomma il Teramo ha sempre il pubblico al seguito, sia in casa che in trasferta. Ci sarà sicuramente anche a Terracina mercoledì. Il pubblico vostro, io ho visto alcune immagini, tipo nello scontro diretto di domenica mattina, perché nel Lazio tra l'altro si gioca la domenica alle 11. Lo Bravo. sapevo, ma sembra quasi Ma una cosa. non tutti, noi giochiamo alle 3 di pomeriggio. Ah, ecco, perché Ci vedo gli sono orari tutti 3-4. domenica ore 11, 11 e 15. A Roma sì, il 90% tutti alle 11, sì. Tutte le 11. Come da noi diciamo qui nei campionati minori, però seconda, terza categoria, insomma, perché da noi l'eccellenza è la domenica alle 14, alle 15, alle 16, a seconda dell'orario. Terracina sì, altri stadi la mattina.
Ok, comunque ho visto insomma che avete un buon pubblico anche in trasferta, ho Sì, visto delle immagini sul abbiamo vostro canale la curva, informazione. sì, abbiamo la curva mare, ci sono più sezioni di tifosi, ma è il tutto è la curva mare seguita. Domenica penso c'erano non meno di 200 persone a Roma, quindi di domenica mattina. Abbiamo fatto la finale a Tivoli, c'erano oltre 1000 persone. Terracina 8, 900, 1000, 1200, li facciamo quasi sempre a Terracina. Io voglio ricordare che Mauro Pernarella è di Terracina e tra l'altro è tornato nella Sì. sua città ad allenare, però ha girato un po' tutto l'Agropontino, mi sembra, tutta Sì. quella zona lì l'ha girato un po' tutto quanto. Sì, già ho allenato, è la terza volta che ritorno a Terracina, ho allenato anche in quarta serie, Serie D. Altro che chi supererà il turno dovrà andare o in Puglia o addirittura in Sicilia, perché l'altro accoppiamento è Mandurria-Paternò al sud, quindi insomma trasferte anche piuttosto lontane cominciano a essere. Noi già la prima trasferta dopo aver vinto quella In regionale con Sardegna, la voi siete andati in Sardegna. Sardegna. Eh sì, è Sì, vero. sì, sì, sì. Il Teramo è stato un po' più fortunato con il vicino Molise nel primo turno. Vabbè, ma il fatto che lì ci sta, penso che il traghetto stia a Civita Vecchia per la Sardegna, quindi comunque le squadre No, no, laziali. l'aereo, no, L'aereo. ah, ecco, vedi? traghetto su 11 euro. Ah, no, Io non si arriva mai. la considerazione verso il Teramo, giustamente come ha detto il mister, delle due squadre, tutte e due arrivati in quarti di finale, ci crediamo. È normale che poi diamo qualche turno di riposo a qualche giocatore importante che sono più partite che giocano di seguito. Quindi, se no, questi ragazzi dopo 3 giorni giocano, anche perché noi questa settimana siamo stati fermi, ma le altre prime 4 settimane abbiamo giocato sempre. Domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. Quello che adesso state facendo voi da Sì. 2 settimane, questa è la terza di seguito. E noi già Sì. l'abbiamo fatta. Quindi non è facile, anche perché poi tra infortunati, qualche squalifica, perché poi su due ammonizioni già stai fuori, c'è la squalifica. Quindi è dura, però ecco, è sempre un quarto di finale a livello nazionale. Uno ci crede non è che ci andiamo a fare una passeggiata in casa e veniamo a Teramo a farci una passeggiata, assolutamente no. Certo. Con le armi che abbiamo, con i ragazzi che stanno giocando, qualcuno che sta giocando in meno, sicuramente ci hanno anche più rivalsa per mettersi in mostra, per dire: mister, forse hai sbagliato qualche partita a non farmi giocare, a differenza della partita di Coppa. Io me l'auguro che mi mettono in difficoltà. Ah, una curiosità, nel Lazio ci sono i playoff oppure la seconda va già alla Solo fase la nazionale? seconda. La seconda va a fare direttamente alla fase Non ci nazionale. sono playoff nel Lazio, ecco, perché ci sono alcune No, regioni che sia la hanno i seconda. playoff. Quindi Sì, c'è il sia la seconda. rischio con quattro squadre racchiuse in quattro punti più o meno che una sale, l'altra va ai playoff nazionali e la terza e la quarta vanno a casa senza fare nulla. Sì, C'è questo sì, rischio sì. addirittura. E Momento credo che ci in sono, questo scusa, mister, momento. Sì. due fuori quota da voi? No, no, sempre 3. Ah, 2003, sempre 2004 e 2005, tre. sì. Come in Abruzzo. Adesso Come in Abruzzo. Però per la fase sulla. nazionale della Coppa Italia sono due, perché a livello Sì, nazionale sono due, sì. sono Però tre. quindi, È scusa, di mister, parte. quindi entrambe le seconde dei due gironi, diciamo, dell'eccellenza laziale vanno entrambe ai playoff nazionali, Sì, sia quello del girone noi A la che del seconda. girone B. Sì. Sì. Girone B noi andiamo a fare con la seconda delle Marche. Lo sai che ti ha famoso tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combata, boh, gli mangazza e bello non è.